Dopo 20 anni prende forma e concretezza il progetto per l'utilizzo delle acque reflue del depuratore di Sutuvu a Nuoro, che ora vengono disperse senza che ne sia fatto un utilizzo reale. Finalmente, grazie alla sensibilità del Consiglio regionale e grazie, senza falsa modestia, all'iniziativa del sottoscritto e del gruppo politico che rappresenta il Consiglio regionale, questa priorità del territorio del Nuorese, quindi Nuoro, è stata presa non solo in considerazione, ma è stata finanziata. È stata finanziata con 6 milioni di euro che ci permetterà già con completare la fase di progettazione entro quest'anno e per il 2024 e il 2025 avere 5 milioni di euro per poter iniziare e arrivare al completamento di un'opera così importante che riguarderà circa 300 ettari. Allora, è un'opera straordinaria che aspettiamo da più di 20 anni, un progetto realizzato grazie alla politica regionale che negli ultimi 3 anni ci ha dato ascolto, per la costruzione di questo impianto della rivalutazione delle acque reflue di Sutuvu e da immettere nella vallata di Badevanna fino ad arrivare quasi alla vita di Doliena. È un'opera che abbiamo un finanziamento da circa 6 milioni di euro per il primo lotto e inizieremo a fare il progetto definitivo, le prime due grandi vasche e poi faremo la rete adduttrice che inizierà ad irrigare i campi proprio sotto il depuratore. È un'opera che è servita perché è stato chiesto da anni e anni da questo comitato di Sutuvu e dai cittadini nuoresi perché veramente questa vallata è una valvola di sfogo per la città di Nuoro.